però oggi è una giornata che per l'Italia comincia non con un sorriso ma con una riflessione, perché è l'anniversario delle stragi di mafia di Capaci, quindi che hanno seminato sangue, morte, disperazione, ma hanno lasciato un seme eccezionale soprattutto sulle giovani generazioni. E la mafia va combattuta sempre, ovunque e comunque, portando via anche le mutande a questi stronzi che hanno pensato di mettere l'Italia sotto i loro tacchi, invece da nord a sud meritano solo disprezzo e sequestri. Io ricordo con orgoglio quando da ministro diedi il primo colpo di ruspa a una villa confiscata ai Casamonica che è diventato un giardino pubblico per i bambini del quartiere. Quindi è così che si tratta questa gente, portandogli via tutto quello che gli puoi portare via. Senago è, lo diceva Magda, per 70 anni amministrata dalla sinistra, ma come altre città che adesso hanno il sindaco della Lega, fino a poco tempo fa impensabile Cinisello, Cologno, Sesto, probabilmente perché la sinistra, che una volta prendeva anche a Senago il voto degli operai, dei precari, dei disoccupati, degli insegnanti, dei poliziotti, di quelli che avevano più problemi, adesso basta leggere di cosa si occupa il Partito Democratico, della legge elettorale, del DDL Zan, dello Ius Soli, mentre per noi la priorità, le tre priorità sono lavoro, lavoro e ancora lavoro. Bisogna seminare lavoro, perché lavoro è speranza. E io ho fatto una riunione con i sindacati settimana scorsa, perché tenete presente che bisogna anche preparare quello che succede, perché il 31 dicembre, se il Parlamento e il Governo non fanno nulla, torna in vigore la legge Fornero. Il nostro obiettivo, e non ci fermeremo fino a che non l'avremo raggiunto, è cancellare definitivamente la legge Fornero arrivando a quota 41. Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro, di fabbrica, di insegnamento, di strada, penso che non sia un regalo, ma penso che sia un sacrosanto diritto acquisito. 41 anni, non 2 anni. Poi giustamente qualcuno si lamenta dei 3 morti sul lavoro che ci sono ogni giorno, ma se sali in cantiere o se vai in fabbrica a 63 o 64 anni è chiaro che è un'altra roba. Quindi 31 dicembre 2022 obiettivo della Lega: azzerare una volta per tutte la legge Fornero, che di danni ne ha già fatti abbastanza. Poi bocca al lupo ai sindaci che combattono a mani nude, poi dopo 2 anni di pandemia, con la guerra, col costo delle bollette della luce e del gas e della benzina. Io mi ricordo a dicembre, quando come Lega in Parlamento e nelle regioni ci occupavamo di bollette di luce e di gas, da sinistra ridevano e dicevano: conosciamo di Salvini, invece di parlare dei grandi sistemi internazionali parla della luce e del gas. Poi dopo 3 mesi hai visto che evidentemente la luce e il gas sarebbero diventati un problema. E aggiungo una riflessione legata alla guerra: noi non è che siamo pacifisti, peace and love, vanno in giro con i dread, il cannone, facendosi la sfilata con la bandiera della pace. Arrivare alla pace è fondamentale subito, primo per salvare vite, che è la cosa più importante, perché stanno morendo decine di migliaia di persone. Poi portare la pace adesso e fare tutto il possibile per riportare gli stati in conflitto al tavolo significa salvare posti di lavoro in Italia, perché più avanti va la guerra più fabbriche chiuderanno in Italia. E per me, quando diciamo prima gli italiani, significa che viene prima il lavoro degli italiani, prima il sacrificio degli italiani. E quindi mi stupisce quella sinistra che parla di guerra, di armi, di guerra, di armi, di guerra, di armi. Non la faccio lunga, anche perché non voglio disturbare il lavoro degli ambulanti che si alzano alle 4 ore della mattina, poi vado a Lissone, poi oggi sono a Genova a parlare di infrastrutture. Pensate che nel 2022 c'è ancora chi dice di no, no alle strade, no ai termovalorizzatori, no ai porti, no agli aeroporti, no alla TAP, no alla TAV. Ecco, Senago è l'esempio, dopo 5 anni di fatica, perché fare il sindaco di questi tempi non è facile, però Magda si presenta con tante cose realizzate. Poi se uno lavora per 5 anni, fa delle cose giuste e altre le farà giuste. Persone infallibili non ce ne sono. Su questo palco non ci sono donne e uomini infallibili, gli unici che non sbagliano mai sono quelli che non fanno una mazza dalla mattina alla sera. Quelli non sbagliano mai. Uno che non fa nulla, e io non sbaglio mai, e ci credo, non fai nulla. Non è l'atteggiamento di qualcuno. Se uno fa,
in buona fede può far bene o può sbagliare. Se sbaglia, chiede scuse e vedrà di non sbagliare la volta dopo. Quindi se abbiamo sbagliato qualcosa in questi 5 anni ce ne scusiamo con la comunità, però penso che abbiate toccato con mano. Magda parlava non di filosofia, parlava di giardinetti, parlava di cimiteri, parlava di case, parlava di strade, parlava di parcheggi. Ecco, ti chiedo uno sforzo in più, nonostante i tagli al bilancio che ci sono, e lo chiedo e lo chiederò a tutti i sindaci della Lega, perché dopo 2 anni di lockdown, di pandemia, di virus, di paura, hanno sofferto più di tutti, un'attenzione particolare anche a Senago ai disabili, perché non possono esserci cittadini dimenticati, cittadini di serie B. Sono passato davanti alla scuola, per i ragazzi disabili, per i ragazzi autistici, aver perso la maestra, aver perso il contatto con gli amici. Ieri c'era il ministro della scuola che diceva che la mascherina anche adesso a maggio con 30 gradi è educativa. Mi suonò, io quando vedo mia figlia di 9 anni che sta 6 ore in classe con 30 gradi con la mascherina che sia educativa, qualche dubbio mi viene. Comunque guardiamo avanti, contiamo su di voi per il 12 giugno e aggiungo una riflessione, perché se accendete le televisioni Campacavallo che ve lo raccontino, tranne qualche rara eccezione. Il 12 giugno, oltre alla scheda del sindaco, mi metteranno in mano 5 schede per il referendum sulla giustizia, perché è 30 anni che il Parlamento prova a cambiare la giustizia senza riuscirci. Ci sono 5 referendum sulla giustizia di cui le televisioni non parlano apposta e di cui la sinistra non parla apposta, che sono l'unica occasione per togliere i partiti, la politica e le correnti dai tribunali, e anche i giudici, come tutti gli altri lavoratori, se sbagliano devono pagare, perché non ci possono essere lavoratori che se sbagliano pagano e persone che giocano con la vita di altre persone che se sbagliano pagano. No, quindi non la faccio lunga, anche perché arrivare con questa voce a stasera la vedo complicata, però sono contento non tanto per me, sono contento per Magda e per tutti gli interisti, sono contento per Cialanoglu e Donnarumma, no, e soprattutto no, sono contento per mio figlio che ha 19 anni, che non aveva mai vinto neanche la coppa del nonno e che finalmente ha avuto una gioia, anche mai una gioia finalmente. Scherzi a parte, dividiamoci col sorriso su un campo di calcio, ma uniamoci per tenere per mano questo straordinario comune, questo straordinario paese che merita tutto. Viva Senago, viva l'Italia, in bocca al lupo a Magda e grazie a tutti voi per essere stati qua un lunedì mattina. Grazie di cuore, buona vita e buona fortuna a tutti.